Ciao a tutti ragazzi, sono Maldestra e sono qui a darvi il benvenuto sul mio canale e in questo nuovo ennesimo episodio dedicato a Project Zomboid con il nostro eroe Alexander alias Attilio o Attilio alias Alexander, come preferite, che sta di molto bene, sta aumentando lentamente le sue capacità. Ha superato i 900 zombie uccisi e un mese e mezzo che vaga nell'apocalisse. La priorità odierna è trovare del cibo. Perché? Perché stiamo esaurendo le scorte. È pure molto affamato. Io gli farei mangiare qualcosa, ma tanto mi sto trascinando dietro cose che mi servono poco, vabbè, ma non ha molta importanza per adesso. Cosa possiamo fargli mangiare? Un lecca lecca? Magari anche no. Allora, veniamo un po' qua. Vediamo se... Sì, se possiamo smontare una porta, vai. Ok, perfetto. Ok, bene. Riuscirà il nostro eroe a raccattare qualcosa da mangiare? Vabbè, per adesso ha raccattato uno scarafaggio, ma insomma. Bah, del ketchup così, è tutto marcio, è tutto marcio. L'unica cosa buona è intanto prendiamolo il ketchup, che prima di morire di fame se mangiamo pure il ketchup. Guarda quanto ketchup. Prendiamo tutto quello che ci può vagamente servire, che in pratica è solo il ketchup, eh. Anche i coltelli, perché abbiamo visto che in effetti i coltelli servono sempre, soprattutto non ci sono zombie qua, molto bene. Vabbè, il sale lo possiamo prendere, il coltello anche. Qui abbiamo un mattarello, ce l'avremo un mattarello. Bicarbonato di sodio, non so, l'olio prendiamolo. Non so cosa possa servire il bicarbonato. Allora, tanto siamo vicini alla base, raccattiamo tutto ciò che mix di salsa, prepara il sugo, vabbè, prendiamolo. Vassoio di plastica, no. Qui c'è tutta roba marcia. È un vero peccato. Va bene, e niente, purtroppo il restaurant non è una buona idea per trovare cibo. Allora, intanto facciamo una scappata a posare ciò che abbiamo raccattato in modo e maniera da oddio, poi con tutto il ketchup che abbiamo raccattato io un ketchup quasi quasi me lo mangio, chi se ne frega se ci aumenta la tristezza. Andiamo in giro ad ammazzare un paio di zombie e la tristezza ci diminuisce sicuramente.
vediamo un po'. Allora, ok, buttiamo qua dentro magari un po' di roba che non ci serve. Cosa abbiamo raccattato? Allora, abbiamo un sacco di coltelli. Ma coltello per il pane. Sacchi della spazzatura, un mattarello, tutta roba che un oggi un domani ci tornerà utile, sicuramente, anche se per adesso non esattamente. Abbiamo un po' di sigarette, abbiamo un po' di cose, stavo guardando qua, ah, una scatola di chiodi, possiamo posarla, anche lo scotch possiamo posarla. 8 scatole di chiodi, 800 chiodi, torneranno utili, per l'amor del cielo. Qui abbiamo cose che abbiamo un coltello da cucina, ma ne abbiamo un paio qua, posiamoli quindi. Questo ce lo mettiamo qua. Mix di salse. Mettiamole qua, ciotti, fasciatura, salviette, caramelle alla menta, bah. Ce le portiamo. Va bene. Dobbiamo tornare a caccia di cibo. Non abbiamo cibo. Prendiamo la nostra splendida macchinina. Col nostro carrettino che abbiamo recuperato, ecco, diamogli un paio di colpi così, che abbiamo recuperato giusto ieri, e vediamo dove possiamo andare. Vedete che la politica dell'ammazza tutti gli zombie che vedi sembra funzionare, perché non vedo zombie. cari ragazzi, questi negozi qua, che negozi sono? Boh. Allora, intanto fermiamoci qua. Fermiamoci qua e esatto. E eliminiamo un po' di ciambracconi vaganti e vediamo qua in questa zona di raccattare un po' di roba da mangiare, perché siamo davvero. Tu cosa hai piantato nella schiena? Speriamo sia un coltello da caccia, che mi manca il coltello da caccia, è da un po' che non. È da un po' che non ho. Cos'è, una mannaia? Un macete! Condizioni? Discretocce, più che buono. Va benissimo, un macete. Non vedevo l'ora di trovarlo, un macete. Il famoso macete, o machete, per i più. Qui non c'è niente. No, eh no, eh no, eh no. Vieni, caro, vieni. Ottimo. Ok.
Ah, poi riuscirò anche a trovare anche gli auricolari. Esatto, anche loro sono da raccattare. Per poi quando troviamo l'elettronica, la smontiamo tutta sta roba. Ehi là, giovane, esci dentro da dietro quella pianta. Esatto. Esatto. Allora, questo cos'è? Ah sì, qua sono le poste. Le poste avevano un sacco di libri dentro. Non sarebbe male vedere se troviamo i libri sulla coltivazione e sull'elettronica che ci servono. Andiamo un po' a vedere. Allora, andiamo a entriamo da dietro come si è fatto l'altra volta. Non, cioè, lo so, stavamo andando a cercare da mangiare. Questa modalità indecisa, cioè che vorremmo fare tutto insieme con le giornate che durano troppo poco. Siamo molto affamati, eh. Siamo molto affamati. Allora, se siamo molto affamati, proviamo, intanto posiamo qualcosa di ciò che abbiamo preso. Siamo un po' tristi, ma chi se ne frega. Ma chi se ne frega se siamo un po' tristi. Non abbiamo niente davvero da mangiarci qua. Allora. Magari posiamo. Allora, questo libro, la pompa di benzina. Un pomello. Posiamolo un pomello, posiamo. Andiamo in giro con un pomello, noi. Qui c'era qualcosa che c'era. Ah, c'era il secchio, eh. Il secchio ci può servire, anche la candeggina ci può servire. Ora che ci penso. Avevamo fatto davvero una bella pulizia. Meccanica per principianti non ci interessa. Carpenteria, coltivazione intermedia. Ma no, non ci serve intermedia. Ci serve coltivazione elettrica. Ispezione per principianti. Che cavolo sarebbe ispezione? Boh, prendiamole per principianti. Sartoria per principianti ce l'abbiamo già studiata.
Ah, carpenteria per maestri, ma per l'amor del... Pesca per principianti, ce l'abbiamo la pesca, sì, l'abbiamo già letto. Carpenteria, questi sono quelli di prima. La rivista del cacciatore l'abbiamo già letto. Scatola di cartone, vabbè. La rivista del cacciatore già letto. Sartoria per intermediari, pesca intermedia, elettricista intermedia, accidenti a voi. Coltivazione per esperti. Oh, coltivazione per principianti. E vai. Elettricista intermedio. Elettricista intermedio, carpenteria avanzata. In pratica ci manca a sto punto. Elettricista per principianti. Elettricista per principianti. O è quello che abbiamo già raccattato? No, eccolo qua. Ok, va bene. Per adesso ce ne potiamo ire. Perché tanto abbiamo raccattato i due libri che ci interessavano. E probabilmente abbiamo raccattato anche questo. Allora. 1, 2 e 3. Vai. E per quanto riguarda le cibarie, boh. Per quanto riguarda le cibarie. Abbiamo svegliato un sacco di gente. Minchia. Va bene. Abbiamo raccattato molto più di quello che volevamo raccattare. Venite qua, stelle santissime. Via. Ah, oh. Sono tutti nervosissimi, questi ragazzi. Allora, venite qua, perché mi trovo malino da quell'angolo. Va bene.
Dove sei? Ah, sei lì e ti sei addormentato. Accidenti a voi. Accidenti a voi. No, cosa, avevo visto qualcosa o sbaglio? Ah, ecco. Ah, ecco. Food market. Food market, ma de che? Sì, sarà tutto marcio, eh? Beh, intanto la ciambella glassata. Magniamo, se la va ci toglie anche un po' di tristezza. Siamo sonnati, vabbè. Il croissant ce lo becchiamo. Qui è tutto crudo. Marcio, marcio, marcio. Ma porca puzzola. Marcio, 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 marcio. Va bene. Qui sarà di nuovo tutto marcio perché per forza. Marcio, 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 marcio. I croissant non sono marci, beh, è già qualcosa, eh. È già qualcosa. Ma porca puzzola. E vabbè, d'altra parte, d'altra parte, qui cosa abbiamo? Tutto marcio. E vedrai. Vuoi che non sia tutto marcio? Qui abbiamo una candeggina, la raccattiamo. Ah, abbiamo due chiavi, eh? Prendiamo tutto, no? Che ci frega? Come sei? Così con le buone maniere, eh? Si ottiene tutto. Allora, vabbè, questa prendiamola che. Impasto per torta, prendiamolo, impasto per tortino. Prendiamolo.
Riempi bottiglia d'acqua. Riempi bottiglia vuota. Il secchio magari no, eh? Qui cosa abbiamo? Va bene, andiamo via di qua. Non abbiamo raccattato moltissimo, diciamolo. Ma un po' di fame ce la siamo tolta. Caspita. Porca miseria, ragazzi. O quanto sarai duro, che capoccia avrai. Dunque, ma noi la macchina l'abbiamo lasciata? Non trovo più la macchina. Cioè, mi sembra normale. Eccola laggiù. Dai, su, vieni su sto marciapiede. Ragazzi, ma hanno la capoccia di marmo. Ho capito che io sono stanco, sono affamato, però porca puzzola. Anche il rumore, se sdeng. C'è da dire che dimmi che avevo lasciato. L'avevo lasciata accesa. Bisogna anche andare a cercare un po' di benzina, qua perché. Bisogna andare a cercare un mucchio di roba. Ci sono un mucchio di priorità. Allora, vediamo cosa possiamo mangiare qua. Sì, mangiamo sesta cioccolata, vai.
E basta, e direi che possiamo farci un pisolino per adesso. Sì, e vediamo fino a che ora riusciamo a dormire. Ma sporca puzzola, perché? Perché? Non riesci ad addormentarti. Va bene, non riesco ad addormentarmi, ma... Magari così riesco ad addormentarmi. Certo che sono sicuro. Io spero di non dormire fino a mezzogiorno. Oh, bene, 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 bene. Allora. Allora, posiamo qua un po' di roba che abbiamo raccattato a giro. Ma no, ah, ho caricato il borsone, vabbè, non ha importanza. Non ha importanza. È una cosa in più, impasto per torta, tutta roba che un oggi, un domani. Ci potrà essere utile. I croissant ce li teniamo, posiamo tutta sta candeggina. Un punto secchio magari lo andiamo a mettere fuori. Siamo un castelforbici, ne abbiamo un altro paio, l'impasto per tortino. Questa la posiamo. Va benissimo. Allora, il secchio, mettiamolo qua, no. Dai, tanto che siamo qua. Riempiamo la bottiglia d'acqua. Ok. Dopodiché, il secchio lo mettiamo qua fuori. Dove ce l'abbiamo? Ok. Prima o poi pioverà. Siamo affamati, che ti devo dire? Andiamo a cercare da mangiare, cari.
come te strilli? Ma io avevo delle altre lance, da qualche parte. Avevo delle altre lance da qualche parte. Fammi un po' vedere se ce n'è forse una qua. Oddio, qua un po' di roba da magnà ancora ce l'ho, eh. Ho sto bel macete che adesso potrei. Potrei quasi. Facciamo un paio di lance, ok. Riuscirà il nostro eroe, ragazzi. Diciamo che questa cosa che bisogna centrare proprio la portiera precisa al millesimo è un po' noiosa, eh? Cioè, se ci pensasse qualcuno. Se ci pensasse qualcuno. Ah, eccovi. Dai, bimbi, su. Niente poco di meno che un fucile. Niente po' di meno che un fucile. Abbiamo detto che raccattiamo anche gli auricolari, giusto? Un fucile a pompa, ma prendiamolo, dai. Giubbotto antiproiettile. Che noi indossiamo, ma com'è messo il nostro giubbotto antiproiettile? Dove sei? Fa un po' cacà. Quindi ci togliamo questo e indossiamo questo. Ok. Vabbè.
Beh. Ah, ecco. Dove è uscita tutta sta gente? Porca puzza, ragazzi. Da dove siete usciti? Allora, amico, ce la facciamo? E Watts, todo io Watts, che fai? Beta bloccanti, buoni auricolari. Devo dire che sicuramente è una mia impressione, ma noi la mappa di West Point l'abbiamo già trovata, vero? Per quanto ci interessi relativamente la mappa di West Point. Ma sì, l'abbiamo già trovata. Oh, qua c'è un alimentare, se non mi sbaglio. Allora, andiamo un attimo a prendere la macchina. Supponiamo che abbiamo... Minchia, qua stiamo a morire di fame. Stiamo a morire di fame. Mangiate un croissant, va? Mangiate un croissant e fatti una cicca. Dopodiché, dove l'abbiamo messo? Eccolo qua. Sto fucile a pompa di cui ci facciamo nada, e metti qua anche il piede di porco, va, tanto anche del piede di porco ci facciamo ben poco. Ma porca puzza, ma come? Sì, va bene. Va bene, va bene, adesso sì che vediamo quanto l'avevamo ripulita la zona. Insomma, un pochino l'avevamo ripulita, ma ovviamente
non proprio. Poi quando suonano gli allarmi si sa già che arrivano da tutte le parti. Potrebbe essere l'occasione giusta per adoperare, per iniziare. A vedere come funziona. E beh. Da ogni dove? Da ogni dove? Allora, forse conviene di più questa. Un culo incredibile abbiamo avuto, incredibile. Incredibile. Siamo molto affamati, siamo stanchi. Ancora 10 minuti, dai. Ah, cosa possiamo mangiarci? Cosa possiamo mangiarci? Adesso vediamo la macchina quanta gente troviamo, perché una forchetta. Ci ho provato, amico.
C'è da dire che, insomma, tutto sommato abbiamo ripulito abbastanza bene. Possiamo essere fieri di noi. Siamo già stanchi, affamati, ce l'abbiamo tutte noi. Qua si è radunata per forza. Per forza si è radunata un'orda. Niente, dobbiamo prendere la nostra macchinina e levarci di torno, perché sì, perché siamo stanchi, affamati, ce l'abbiamo tutte noi, siamo messi non male, di più. Ecco, e quindi dobbiamo trovare un'altra macchina prima che questa ci lasci a piedi. Allora, ma qua non abbiamo niente da mangiare. Apri zuppa in scatola, va. Fatela tutta. Stiamo almeno perdendo peso, ma che. Ma che? Ma manco per il cavolo. Allora, vediamo se qua abbiamo un po' di roba con cui alleggerirci. Vediamo un po'. Beta bloccanti. Uno, mettiamolo qua. Il macete non è che sia, cioè sì, il fatto è che noi stiamo aumentando, visto abbiamo appena aumentato lo smussato, il macete è una lama lunga, non abbiamo ancora fatto nulla con lama lunga, e anche l'ancia stiamo andando bene. Va bene, ragazzi, io direi proprio che per oggi ne abbiamo più che sufficienza. Io il buon Attilio vi ci saluta. È stata una sessione impegnativa. Si è fatto di tutto di più, se n'è combinata di ogni. Ci diamo appuntamento sempre su questi monitor, naturalmente, in un futuro molto prossimo.
in cui dovremmo continuare a cercare da mangiare perché fra un menello e l'altro non ce l'abbiamo fatta. E quindi ce la faremo. Sì, sicuramente, anzi, senza altrimenti, nel prossimo episodio. Grazie per averci seguiti e un saluto a tutti. A presto.